questo nuovo video dove ti parlo e rispondo esattamente a una domanda che mi è stata posta questa mattina riguardo il video numero 80 dove parlo del tubo e dei raccordi per il polietilene. E questo tubo rivoluzionario è veramente molto pratico, molto bello da lavorare e ha una grande resistenza e tutte le qualità che ho spiegato in quel video. Ma la domanda che mi è stata posta è: ci sono dei raccordi in ottone anche per questo tubo? È vero, sì, ci sono dei raccordi anche in ottone. E mi chiedeva questo utente, mi diceva: ma come si inseriscono, come si usano? Allora io colgo l'occasione per farvi vedere uno di questi raccordi, dirvi cosa fare attenzione quando lo dovete inserire e la differenza anche tra i raccordi in plastica e i raccordi in ottone. Andiamo a vedere subito. Allora, nel video numero 80 si parla del raccordo, questo praticamente, che vediamo così facciamo un confronto tra questo e questo. E qui rifacciamo un po' brevemente un riassunto. Bisogna ovviamente sia con questo raccordo che con questo raccordo in ottone fare la stessa cosa di svasatura del bordo del raccordo, no? Questo qua con una raspa, con qualcosa che possa togliere l'angolo secco che c'è sul tubo. Si fa questa svasatura, si dà una goccina di scivolante sulla guarnizione, per qua c'è un anello, già lasciare l'anello dentro e bisogna poi inserire così, che va abbattuta, senti che è arrivato, e qua c'è ovviamente nel tubo, questo adesso è un tubo che è tagliato, no? Ma chiaramente qua dovrebbe continuare il tubo e qui c'è il raccordo, andiamo a stringere con le mani fin dove riusciamo, la forza che riusciamo a stringere, poi c'è ancora una strettina di mezzo giro con la chiave e siamo a posto. Va bene? Ora invece per quanto riguarda il raccordo in ottone, vi faccio vedere. Ok, questo è il raccordo in ottone da 20 per mezzo. La prima cosa che dovete fare quando dovete mettere uno di questi raccordi è vedere come è posizionato il tutto all'interno di questo raccordo, perché potrebbe esserci una posizione giusta e una posizione sbagliata di qualche pezzo dentro al raccordo. Altri invece raccordi sono indifferenti, ma in questo caso non lo sappiamo. Quindi, quando prendiamo un tipo di raccordo, siccome ci sono tante marche, tanti modelli, però hanno fondamentalmente le stesse caratteristiche, però dobbiamo stare attenti, perché se noi l'apriamo e vanno i pezzi per terra, poi non sappiamo se era girato così o se era girato così il pezzo che andiamo a smontare. Ora lo vediamo, vedete, facciamo così. Qui abbiamo l'o-ring che va messa qua. Quando poi inseriamo il tubo deve stare l'o-ring qua e ci inseriamo il tubo. E andiamo a vedere qua cosa c'è. Allora, qua c'è una rondella che messa così o così non fa differenza. Poi abbiamo questo, vedete, qua c'è una battuta e qui c'è invece un cono, una parte conica, quindi sappiamo che va messa in questa maniera qua. Va anche per logica, perché là c'è la parte conica dove va a stringere, vedete, questa ghiera qua è aperta, perché? Perché questa qua deve stringersi. Quando noi avvitiamo, qua deve stringersi, andare a schiacciare questa ghiera sul tubo, dove queste zigrinature, che sono, vedete, nel verso contrario al tubo, fanno da antisfilamento e tengono allo stesso tempo la guarnizione in sede. Questa guarnizione la tengono in sede perché va contro la guarnizione lì. Vedere, vedete, va poi a finire, ora no, ancora no, ma quando stringendo va a spingere anche contro la guarnizione, quindi un po' pressa anche la guarnizione tra la ghiera, il pezzo sotto del raccordo e il tubo, quindi la schiaccia un po', si espande e la tiene in sede e fa anche tenuta. Questa è la prima cosa, vedere come sono messe e posizionate. Ora, noi abbiamo qua il tubo lungo,
va, immaginiamo che questo qua è il tubo lungo, questa è la testa del tubo, dobbiamo inserire prima questo, poi inseriamo questo con la parte conica verso il raccordo, però lo inseriamo poco. Perché? Perché poi se dobbiamo tornare indietro non ce la facciamo. Quindi dobbiamo poi mettere la rondella, la guarnizione dentro al raccordo e poi lo dobbiamo spingere dentro. Allora, qui abbiamo il raccordo, inseriamo nel tubo e lo possiamo far andare dove vogliamo, questo non c'è nessun problema, no? Poi mettiamo la ghiera con la parte conica verso il raccordo, la parte della base piatta verso l'uscita del raccordo, lo inseriamo un po', non tanto, lo inseriamo un centimetro dritto. Poi mettiamo la rondella, questa chiusa, la guarnizione dentro qua, e attenzione, dobbiamo mettere tutte queste cose altrimenti non riusciamo a inserirlo dritto e non riusciamo a spingere. Quindi io vi faccio vedere, tanto per capirci, dobbiamo infilare così e poi spingere forte e farlo entrare. Eccoli, è entrato. Chiaramente se è un pochettino leggermente storto rispetto al tubo, rispetto al raccordo, non riuscite mai a farlo entrare. Quindi se non entra, guardate se è perfettamente dritto, in asse con il raccordo. Se non è in asse con il raccordo, spingete dalla parte dove ovviamente è storto e riuscite a inserirlo. Questo è stato inserito, vedete, fino in fondo. Poi chiaramente dovete stringere. Questa stretta non è la stessa stretta che abbiamo fatto sul raccordo in plastica, perché questo deve essere stretto un po' di più, deve essere stretto affinché quella ghiera in ottone, che è più dura di quella in plastica che abbiamo nei raccordi in plastica, ha bisogno di più forza per schiacciarsi, per comprimersi, per andare ad aggrappare il tubo e quindi fare da antisfilamento. Quindi dobbiamo girarlo un po' affinché diventa un pochettino duro. Dovete dargli almeno due giri e mezzo, oltre a quello che lui è riuscito a stringere con la mano, almeno 2-3 giri gli dovete dare affinché quello faccia il suo lavoro. Quali sono le differenze tra questo e questo? Allora, chiaramente questo è in plastica, cos'è che ha di vantaggioso e che costa molto meno di questo in ottone. E fa lo stesso lavoro? Sì, fino a un certo punto, nel senso che va bene per la pressione, però se ci sono pressioni abbastanza alte, allora conviene usare l'ottone. E questo dura anche di più, anche se in metallo si corrode meno, si consuma di meno, si rovina di meno che questo in plastica. E anche se c'è un, diciamo, dei sbalzi di temperatura, non so, magari se dobbiamo metterlo per forza al sole, perché rimane al sole, magari è coibentato, isolato, però questo rimane al sole. Chiaramente se rimane al sole, anche perché a volte dobbiamo inserirlo in qualche posto, qualche punto dove magari non possiamo isolarlo, allora se rimane al sole questo non ha nessun problema, mentre invece questo può subire un deterioramento. Quindi diciamo che fondamentalmente hanno un po' le stesse funzioni e, riassumendo, questo costa un po' di più, questo costa un po' di meno. Questo serve se volete, se avete una pressione eccessiva, c'è tanta pressione e quindi resiste anche di più al non solo alle pressioni, ma anche agli urti, ovviamente, e alle contrazioni, alle, diciamo, a quelli che possono essere le dilatazioni anche. Quindi
questo è più resistente su tutti gli aspetti. Questi funzionano benissimo, però se vogliamo essere sicuri e vogliamo essere più tranquilli, questi di ottone ovviamente sono un tantino superiori, anche perché hanno un filetto anche in ottone, sia il maschio che la femmina sono in ottone, quindi anche come filetto hanno una più maggior resistenza là dove viene avvitato, perché viene avvitato magari in un raccordo, questo viene avvitato in un raccordo di ferro, ferro e plastica vanno bene, però sono due materiali diversi. Se c'è una trazione, un qualche pressione laterale del tubo, se si deve spezzare in un punto, si spezza nel punto più debole, che è dove c'è la plastica, ovviamente. Queste sono comunque tutte considerazioni che vanno all'eccesso della situazione, si intende, giusto per darvi delle differenze tra uno e l'altro. Quindi questi vanno bene, ma questi possono andare meglio. Ma se non avete eccessiva pressione, dovete fare un tratto di tubo da un punto a un altro, interrato, che anche questi qua vanno bene. Se c'è tanta pressione, mettete questo. Boh, io penso che sono diventato molto ripetitivo a questo punto, quindi qua mi fermo. Sì, voglio aggiungere al video che ho fatto questo, che come nel caso del raccordo in plastica, anche questo raccordo in ottone, avete visto che la ghiera, quella aperta, quella conica da una parte e abbattuta dall'altra, l'ho inserita per mezzo centimetro, poi ho messo l'altra ghiera e poi ho inserito il tubo dentro al raccordo. Perché? Perché se voi lo fate andare la ghiera più avanti del necessario, cioè più di quanto il tubo va dentro al raccordo, poi non riuscite a sfilarlo per farlo andare vicino alla guarnizione, perché c'è proprio i denti che sono contrari a quel movimento, quindi andate contro la dentatura e non riuscite. Quindi bisogna per forza fare quella maniera, con un aspetto importante che bisogna fare quella maniera lì, cioè inserirlo un po' e poi dopo farlo andare, quello va avanti, voi inserite dentro al raccordo il tubo e quindi la ghiera insieme, sia la ghiera quella rotonda piccola che quella conica, va in avanti finché dove deve andare. Quindi questo video sicuramente è un'integrazione al video numero 80, e grazie anche a questo utente che mi ha posto questa domanda, e spero di aver risposto sufficientemente. Diversamente sono sempre disponibile alle vostre domande, a fare commenti, quindi non esitare a fare altre domande, così che sicuramente potrò dare risposta. Bene, un caro saluto a tutti, come sempre vi invito, quello devo farlo sempre ogni volta, vi devo invitare a iscrivervi, a mettere un mi piace se qualcosa vi è piaciuto, magari qualcosa non vi è piaciuto, ma se qualcosa vi è piaciuto potete mettere un mi piace, e quindi se non vi siete già iscritti iscrivetevi e attivate la campanellina. Bene, caro saluto a tutti, un buon proseguimento, buon lavoro, buona giornata e arrivederci al prossimo video. Ciao, 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 ciao.